cosa secondo me molto interessante e molto importante, perché grazie al protocollo noi attiveremo una rete, una capillare rete di servizi per la tutela della maternità e soprattutto per la tutela delle donne lavoratrici madri. E noi porteremo all'interno di tutti i reparti materno-infantili, quindi pediatria, ostetricia, ma anche i consultori, questi nostri libretti, questo vademecum che noi abbiamo fatto, che si chiama appunto Mamme, diritti e opportunità, aggiornatissimo addirittura al 5 febbraio, perché il 5 febbraio del 2010 è uscita un'altra norma a tutela delle famiglie e delle mamme con bambini in adozione e in affidamento. Quindi non solo conoscenza delle norme, ma attraverso poi uno sportello che è telefonico ed informatico, che è presso l'ufficio della consigliera di parità, daremo una serie di informazioni sui servizi, ma anche su bandi pubblici che possono venire incontro alle esigenze di conciliazione vita-lavoro.